Anni fa, nel nostro paese ci conoscevamo tutti. Era un paese piccolo, antico, e non succedeva molto. Guardavamo il mare dall'alto e fantasticavamo sulla vita che faceva la gente laggiù. Là, alle 2 anni, c'erano gli alberghi per gli stranieri, i negozi e tutte le cose più moderne. Da giù, la corriera saliva ogni ora e noi pensavamo al giorno che l'avremmo presa per andare chissà dove. Era una vita tranquilla. Giocavamo tra noi fratelli. Una volta mia sorella Graziella si nascose e ci abbiamo messo delle ore a trovarla. Quando la mamma le chiese: Graziella, ma perché l'hai fatto? E lei rispose: così, per vedere se mi cercavate. La cercammo di nuovo quel giorno della caccia al lupo. Quel giorno che scoprimmo quante cose brutte ci sono intorno a noi. Che è successo, mamma? Che è successo? Ce l'hanno ammazzate! Ce l'hanno ammazzate! Pietro, io voglio tornare a casa. Ho paura. Non c'è niente da avere paura. Muoviti. Pietro, ma dove andiamo? Se papà vede che hai preso il fucile, ci ammazza. Questa volta ce la deve pagare. Ce la pagherà. Pietro, Pasquale, siete voi? Hai sentito questo rumore, Pietro? Pietro! Sto subito in Graziella. Dove siete, Pietro? Graziella! Graziella! Pietro! Graziella voleva capire se la cercavamo. Non lo sapeva che l'avremmo cercata per tutta la vita. Allora può rendere, collega. Però messa, la prossima volta paghi tu. No, pagherendo, se mi raccomando, mandaci una bella cartolina da veggio. Sì, dai bronzi di Riace. Graziella, che ci fai qua? Posso venire? Devo andare in caserma. Chi è Gio? Ma chi è? Perché non ce la presenti, eh? Perché è mia sorella. Ma che cosa c'è? Vieni, vieni con me che ti faccio vedere. Ma devo tornare in caserma. Ma è l'ora di pranzo, che non ti danno neanche il tempo di mangiare. Vieni con me. Ma come sei scesa dal paese? Con la corriera. In 20 minuti si arriva sulla casa. La fermata è là, guarda. Siamo già arrivati, è perfetto, vedi? Eccoci, guarda là che meraviglia. Non ho capito di che stai parlando. È il mio lavoro, Pietro. Aiutami tu con mamma e papà. Loro ti danno ascolto. Diglielo che è giusto che qualche soldo a casa lo porto pure io. Ora li porto io i soldi a casa, Graziella, dai. Ma tu li devi portare a casa tua, che per stare a Reggio ti arriva pure la bambina. Ormai sei uscito di casa. Non uscire pure a me. Aiutami. Ma non sai nemmeno se ti prendono. Certo che mi prendono, guarda. Graziella. È bello, vero? Te lo metterai pure tu prima o poi? Non ho fretta. Sono gli uomini che ci hanno fretta, eh? Che ti manda la mamma Giuzza? Qual è il cognome? Veramente non devo ritirare nessun vestito. È per il cartello. Ma chi è quello? Ma non è sprecato per fare il carabiniere? Fidanzato? Ma è mio fratello. Sono bellissime. Hai tutto il mondo che ti passa davanti. Il locale è del signor Genovese e ci lavorano sua moglie e suo nipote. Io non ce la farei. Certo, nelle tue condizioni. Però deve essere bello, vero? C'ho dei piedi gonfi e pare una papera. Ma no, sei bellissima. Allora,
Hanno detto di sì? Ti hanno mai detto di no a te, Graziella? Perché io non gli ho mai chiesto niente. Grazie. Grazie, mamma. Grazie, Graziella, che è successo? Che mangia a me? Mangia, che poi te lo dico. Pietro, guarda che un giorno voglio lavorare anch'io, eh. Sì, vabbè, poi ne parliamo, dai. Come ne parliamo? Vieni qua, ne parliamo adesso. Perché non glielo diamo il fratellino a Santina, che la lasciamo da sola. Che cos'è la felicità quando la ricordi? Quando ormai è passata, quando non c'è più. E tu pensi, è mai esistita la gioia di quel tempo, di quel momento? Io quel giorno, mentre tornavo a casa, ero felice. Buonasera signorina, le posso lasciare questo vestito? Pietro, quando arrivaste? Ciao, un'oretta fa sono arrivato. Nicoletta e la bambina stanno a casa della mamma. Senti, fammi lavare questa divisa, per favore. Guarda dai. Come la tenisce, ma che sera. Graziella, ma come parli? Un po' di rispetto per tuo fratello. Guarda che sono un pubblico ufficiale, per molto meno ti posso mettere al fresco, eh? Magari. Senti che caldo che fa qua, eh? Agosto tutto l'anno. Non mi dire che non ti piace più lavorare qua dentro. Eh sì, certo che mi piace. Non sai quante cose ho imparato in questi mesi. È un po' come il lavoro tuo, si scoprono un sacco di cose. Tipo? Prima di lavare i vestiti, sono io che controllo le tasche se sono vuote. Non sai cosa si ci trova nelle tasche. Guarda, uno sarà pure scordato l'anello per la fidanzata. Ma dai, sicuramente non era per la fidanzata. Vabbè, noi glielo abbiamo ridato lo stesso. Vabbè, dai, è finito, ce l'andiamo. Allora presto ci facciamo una bella mangiata di pesce da Don Nicola. Ma chi lo conosce? Gente importante. Gli auguri. Ma perché io non sono importante? Certo, tu per me sei più importante. Pietro, come andiamo? Bene, lei come sta? Ma con chi stai parlando? L'hai chiesto lei? Mangi davamo del tuo. Hai ragione. Senti, Graziella, me la posso portare a casa? Non direi, era ora. Allora mi prepara. Dai. Avanti, entra. Entra. Ciao, Pietro. Ciao. Sei venuto per la festa? Sì, ma anche per portare la bambina dai nonni che non la vedono mai. Ah, piccirida? E quanto c'ha adesso? Nemmeno 2 mesi c'è ancora. Pietro, ma lo sai che tua sorella è proprio portata per questo lavoro? Bene, sono contento che impari un mestiere. Pronta? È bello, vero? Me l'ha regalata la signora. Sai che ti sta bene? Sta meglio a lei che a me, è firmato. L'ho ritirato da Milano. Che facciamo, andiamo? Grazie. Ciao. Allora che mi hai portato? Graziella, ma come sei avida? Niente t'ho portato, va bene? Sì, un bugiardo, perché scommetto che qualcosa... Ma che mi metti le mani in tasca, dai! Niente t'ho portato. Sei un tizio. Ma come ti sei truccata, Graziella? E perché? Non ti piace? Secondo me è un po' esagerato. Questa ciocca bionda, ma che cos'è? C'è a chi piace. E a chi piace? A Franco. Ma chi è, Franco Giacobbe? Sì. Ah, buono è quello, sai? E perché dici così? Perché lo so, Graziella è un cretino. Vabbè, sarà come dici tu, ma a me mi sembra un bravo ragazzo. Bravo, a perdere tempo. Avanti, guarda nel cruscotto, dai. Qui? Dai. Non sapevo. Ti voglio bene, Pietro. È un libro. È un libro, sì. Me l'hanno fatto leggere a scuola. Senti, Graziella, non è perché ora lavori non ti devi più istruire, eh? Certo. Avanti, guarda dietro che c'era un altro. Gli orecchini. Ti piacciono? Sono bellissimi. Come hai fatto? Le scelti Nicoletta? Oh, fammi guidare. No, le scelti Pasquale, veramente. Pasquale? Sì. Ah, certo. Esce Corrita, la figlia del gioielliere. Ma non mi hai detto niente. E ormai tu stai a Reggio. Sembra ieri che stavamo sulla pe di papà tutti quanti. Poi si ci vede sì e no alle feste comandate. Grazie, le cose cambiano. Oh, i colleghi ci sono. Ah, bene, bene. Vediamo un po'. Buonasera, volete i documenti? Sì, collega. E anche un pezzettino di sticchio. Re. Scusa, campagna. Vai, vai, ci vediamo alla processione. Bella figura, Renda. Complimenti, eh? Arriva, arriva, Graziella, arriva. Oh, Graziella, che ci ha portato i panini?
Allora non ti sei dimenticata di noi? Potevo lasciare, si fa la famosa seconda scena. Io ce l'hai messo tempo, grazie a lei. Non vorremmo svegliare, non è il papà. Ma stai muto. Meno male che non li volevi svegliare. Io oggi ho raccontato il lupo. No, no, quale lupo? Mangiano ci stai bene. No, no, il lupo, il lupo. Il lupo? No. Allora, tutti sotto, forza. Allora, questo lupo l'abbiamo rincorso fino a Forte Campone. E il lupo sai come faceva? Diceva che la Madonna diventava ogni anno sempre più pesante. Prima o poi sarebbe toccato a me portarla. Ma non avevo fretta, andava bene così. Per l'Immacolata tutti quanti indossavano qualcosa di nuovo. Quell'anno Graziella aveva il suo giubbetto e gli orecchini. Ma era lei nuova, era cambiata. La guardavano tutti. È cresciuta, Pietro. Che volevi che restava piccinita? Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Nicoletta, mia moglie, mia mamma. Buonasera. E Pasquale, mio fratello. Buonasera. Bene, bravo, bravo. Un uccellino mi ha detto che ti stai comportando bene alla Catturandi di Reggio Calabria. Guarda che io continuo a tenermi informato, ti tengo d'occhio. Devi tenere alto il nome della nostra terra. E tuo padre sarà orgoglioso di te. E io ero orgoglioso di loro, di tutti loro. Soprattutto quella sera. Ma fu allora che mi accorsi di qualcosa. Graziella. Graziella non voleva parlare con quel Franco Giacobbe o era lui che si teneva lontano da lei?
domani. A domani. E Graziella dove? Non è salita. Come non è salita? Stasera non l'ho vista. Non c'era. E la prossima quando sale? Questa è l'ultima. Passa domattina. Pronto, chi è? Signora Genovese, mi scusi, sono... Campagna, il padre di Graziella. Ah, signor Campagna. La disturbo? Perché mia figlia non è tornata a casa questa sera. E non sento niente. Vada tu. Andiamo. Buonasera. 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 Che succede? Ci scusi, signora, ma non sappiamo dove sta Graziella. Non è arrivata con la corriera. E allora avevamo pensato che avesse potuto dire a lei qualche cosa. A me? No. A me non mi ha detto niente. Ma prego, prego. Accomodatevi in salotto. Grazie. Prego. È uscita, che saranno state le 7, come al solito. Magari suo marito sa qualche cosa. Veramente, mio marito in questo momento si sta facendo il bagno. Ma prego, prego, sedetevi. Grazie. Mi scusi, sa, sono mortificato di avervi disturbato. Sa, siamo molto preoccupati. Lei è sempre puntuale. Ma per carità, ci mancherebbe altro. Ci vado a chiamare a Franco, eh? Signor Campagna. Piacere. Salve. Piacere. Non si deve preoccupare. Sua figlia è giovane e poi c'è quel ragazzo che gli gira attorno. Ma chi, Franco Giacobbe? Eh sì, proprio lui. Vedrà che saranno assieme. Ma non ci ha detto niente. Eh, si sarà dimenticata. Eh? Oppure avrà avuto paura che non glielo permettevate. Comunque, se mi dà un attimo vi accompagno da lui, così risolviamo tutto. Grazie. No, non mi deve ringraziare. Un momento che mi metto una cosa addosso. Ma niente, non c'è nessuno. I ragazzi sono usciti. Magari in questo momento la starei riaccompagnando a casa. Gli arrete, Campagna, vada a casa. Che se Graziella non è tornata, starà per farlo. Speriamo. Ma sì, vedrete che domani ci ridiamo su. Sono cose da ragazzi. E invece Graziella non è tornata quella notte. E neanche la notte seguente. E allora sono tornato io. Ciao Pasquale, allora? Ancora niente. Dove l'avete cercata? Nella nazionale, in tutto il lungomare, dappertutto. Ah, ci ha aiutato anche lui, il signor Genovese, il proprietario della lavanderia. Conosco la moglie, piacere. Piacere mio. Va bene, andiamo a parlare con maresciallo, dai. Vabbè, vi accompagno. Andiamo. Allora, signori miei, diciamo subito che notizie ce ne sono poche. Anzi, possiamo dire non ce ne sono proprio. Ma in questi casi forse è pure meglio. Ma in che senso? Nel senso che le disgrazie corrono veloci. Le minchiate, stupidate, vanno piano piano. Ci ho capito, che dovremmo fare allora? Che dobbiamo fare, figlio mio? Niente dobbiamo fare. Dobbiamo aspettare. Aspettiamo che questi due benedetti ragazzi se ne vengano allo scoperto. E parlo di Graziella e del Giacobbe. Noi abbiamo la certezza che i due amoreggiavano, eh? Tu me lo confermi, no? Maresciallo, io non glielo posso confermare. Era una cosa così, senza valore. E tu come fai a essere sicuro? Perché la conosco, mia sorella. E in più abbiamo notizia che l'auto del Giacobbe è stata vista avvicinarsi alla fermata della corriera dove stava Graziella. E chi l'ha vista? L'ha vista Alfonso, il ragazzo della pescheria. Io però Giacobbe l'ho visto ieri. E dice che di Graziella non sa niente. Cioè. Appunto, maresciallo, ma che senso avrebbe una fuitina se lui sta ancora qua? Ma come che senso ha? Le fuitine avvengono spesso esattamente così. Lui aiuta lei a nascondersi da qualche parte.
Poi aspettano un poco che le famiglie si disperano, che si piangono un poco addosso. E poi se ne spuntano dopo qualche giorno, belline e belline tutte e due, si presentano alla famiglia di lei allo scopo di sistemare le cose. Allora, signori miei, insomma, bisogna guardare in faccia la realtà. Pietro, tu ti devi dare pace. Tua sorella, in queste ore, tra questi monti, si è fatta donna. Cioè, si è fatta donna? Ma che dice sto maresciallo? Io non so che devo pensare, Pasquale. Io, Graziella, che sarei sulla macchia di uno sconosciuto, non ce la vedo proprio. Pietro, per tutto l'ora... Sì, ma che stanno dicendo? La ragazza di Savoca, quella che è scomparsa. Ah, bene, meglio buttana che è morta. Gioca, va. Che dicevi, scusa? Oh, ma che sei pazzo? Che dicevi di mia sorella, tu? Oh, oh, che dicevi? Che vuoi, ah? Voglio che te stai muto. E me la diri, tu che devo fare? Lo deve scusare, è molto scosso. Molto scosso è? La minchia è scosso. Comunque, vieni. Tu sai che è quello? Il dottore è già rosso. Ma che me ne frega? E che te ne frega? A me frega. A papà frega. A noi frega! Oh, tavoli da venire. Va bene, abbiamo finito, abbiamo finito. Dove abita sto Giacobbe? Sta qua vicino, però ora lo troviamo nell'officina dove lavora, a San Rocco, fuori paese. Ti accompagno io? Va bene, papà, tu rimani qua. Ti accompagna Pasquale a casa, è vero Pasquale? Sì. Lei mi aspetta qua, signor Genovese. Ciao. Che c'è? Niente, un chiarimento. Ti stai sbagliando? Allora sai di che stiamo parlando, vero? Mi hai già parlato con tuo fratello, ma... Oh, ma che sei pazzo? Stai calmo! Non so niente di Graziella! Oh, stai calmo! Non ho fatto niente, non so niente di Graziella! Stai calmo! Tu adesso mi ridai mia sorella! Tu adesso mi ridai mia sorella! Capisti? Non c'entro niente di Graziella! Non so niente di Graziella! Stai calmo, per favore! Mi hai informato male. Qui puoi chiederlo a chi vuoi. Io tua sorella non la vedo da giovedì. Voi siete stati voi a combinare tutto questo casino. Io a tua sorella gli voglio molto bene. Ma per te e la tua famiglia io sono soltanto uno scemo, no? Non vado bene. Così mi ha detto Graziella. Che sicuramente gliel'avete detto voi. L'ho visto anche come mi avete schivato la notte dei fuochi. Ma che credete? Allora io l'altra sera gli ho risposto. L'altra sera quando? Era alla fermata della Corriera. A che ora? Verso le 7. Io tornavo da lavoro. Sali? Aspetta la Corriera! Ma che aspetti? Dai, ti accompagno io. Non mi va, come te lo devo dire? Dai, sali, che sta piovendo. Non mi va, ti ho detto. Cammina tu, scemo. Ma ti ho capito, adesso non vado più bene. E l'hai finita bene, tuo fratello, eh? Ma che vuoi da me? Sarò pure scemo, ma tu hai un cervello di gallina. Ma va, cammina! E mia sorella che ha fatto? È rimasta lì. E tu? Io sono andato dal benzinaio. Ho chiuso la pompa. Come è chiusa? Mi dispiace. No, per favore, come faccio io? Guarda, non posso riaccendere tutto. Non è una serata fortunata. Dopo che era passata la Corriera, non c'era più nessuno alla fermata. E ho pensato che Graziella era salita. Così gli sono andato dietro. Te lo potrà confermare anche il benzinaio. Ho seguito la Corriera, ma stava finendo la benzina. E al bivio per Savoca sono tornato a casa. Mi devi credere. Così andò. Mi devi credere. È andata così. Giuro che se hai fatto qualcosa a mia sorella, io t'ammazzo. Io t'ammazzo. Signor Genovese. Oh, grazie signora, lei è gentilissima. È sicuro che non mi vuole? No, grazie. Pietro.
Ha ragione il signor Genovese. Bisogna mangiare, anche per pensare bene. E va bene, prendo un pezzettino io. Senti, Antonio, ce l'ha ancora la moto? Antonio chi? Antonio Nascimbeni. Certo, perché? Io vado. Dove vai? Ma che ci sto a fare qua, Pasquale? Dice collega. Sì, sto cercando mia sorella Graziella, te la ricordi? Graziella? Sì, sono due giorni che non la vedo. Questa è la foto. Sì, ma non l'ho vista, l'hai vista? No, nemmeno io, no, no. Al forte! Dove? Al forte dovete andare! Al forte, là sopra! Al forte Campone, là c'è un morto! Che stai dicendo? Al forte Campone, là sopra! Al forte Campone! Un corpo c'è, là sopra! Ma è il corpo di un uomo o di una donna? Non lo so, una donna, una ragazza sembra! Andiamoci subito! Collega, c'è la pistola? C'ho la pistola d'ordinanza. E me la devi dare, per favore, dai. È la procedura, lo sai. Forza, dai! Sì? Sì, sono arrivati. Va bene, ho capito. Non posso dare questa informazione. C'è in corso un interrogatorio. Ma che cosa? Tu conosci mio fratello? Dimmi che ha fatto! Campagna, basta adesso, calmati. Mi dispiace. È per tua sorella. No. Thank you.
Niente, Pietro, l'abbiamo dovuto rilasciare. Ma che vuol dire, che non ha confessato? No, no, non c'è stato verso, niente da fare. E quello però bisogna continuare a stargli dietro. Vedrai, vedrai che prima o poi si tradirà. Su, lo Stato ci ha messo in mano una pistola. Io lo so, ma se uno gli viene la tentazione di usarla per spararci un colpo in testa a quel cornuto che gli ha ammazzato sua sorella, io ti giuro che lo capirei. Ma se non è stato lui? Sì, ci sarebbe in effetti un'altra pista. Quel giorno, anche nei giorni precedenti, è stata vista girare nei pressi della lavanderia una automobile targata Reggio Calabria. Perso. Ma non è che ti sei fatto qualche nemico a Reggio Calabria? No, che io sappia, no, maresciallo? Pensaci bene. Lo sai com'è il nostro lavoro. Magari gli hai prestato i piedi a qualcuno, anche involontariamente. Ma che vuol dire? Qualcuno che si voleva vendicare? Non è possibile, maresciallo. No, Pietro, calmiamoci, eh? Anche se fosse, non sarebbe mica colpa tua. Magari hai fatto soltanto il tuo dovere. Qualcuno te l'ha giurato e tu non lo sai. Ma tu hai capito di che gente sto parlando? Sì, ho capito, maresciallo, però io non... Basta, basta, questa era soltanto un'ipotesi. Chiuso. Avanti. Senti, Bianca, sono venuto a chiederti una cosa soltanto. A te ti risulta una macchina targata Reggio Calabria in giorni scorsi, qua nei dintorni? Sì, sì. In questi ultimi giorni, veramente, l'abbiamo vista una macchina di Reggio che girava da queste parti. E ci ho fatto caso, perché qui noi conosciamo a tutti. Ma perché? C'entra qualcosa? Non lo so, non lo so. Senti, io adesso vado. Mi raccomando, per qualsiasi cosa avete bisogno, noi siamo a vostra disposizione. Non vi dovete fare scrupolo, né tu né tuoi. Hai capito, Gioia? Va bene, grazie. Grazie. Pietro, vieni qua, senti. Scusa la franchezza, forse sono indelicata, ma i soldi per il funerale ce li avete? Sì, sì, penso di sì. Grazie. Non ti devo dire altro. Noi siamo qua. Va bene. Grazie, Bianca. Ringrazia pure tuo marito. Scusa, papà, non ti offendere, ma servono soldi per il funerale, perché io qualcosa da parte ce l'ho. No. Ho chiesto al dottor Carmine di anticiparmi i soldi di un lavoro che gli sto facendo. Si è offerta anche la signora Bianca. Ma io le ho detto che non c'è bisogno. E infatti, non ce n'è bisogno. Né per il funerale, e né per il vestito. Che vestito? Il vestito da sposa. Ogni ragazza ne ha diritto nella vita sua. E Graziella ce lo doveva avere. E ce l'avrà.
non lo facciamo l'albero quest'anno? Papà, non lo facciamo. Pietro. Certo che lo facciamo. Graziella l'avrebbe fatto. Dicevano che se l'era cercata, questo dicevano, che se rimaneva a casa tutto questo non succedeva. E io passavo le notti a pensare alla sua vita, ma la sua vita era tutta davanti a me. Non c'erano menzogne, né segreti, niente. E allora cercavo dappertutto. Giacobbe aveva già dimostrato che aveva un alibi. Adesso io dovevo dimostrare chi c'era là fuori e perché avevano preso Graziella. Lo giurai per la vita di Graziella. Lo giurai per tutta la mia vita. Se passavano per la strada lì, li vedevano tutti. E invece erano passati da dietro.
e avevano preso la strada che portava dritto a Forte Campone. Era andata così. Dal maresciallo Barrese. Non si può occupare. Avanti, colonnese, per favore. Maresciallo, le devo parlare di una cosa importante. Mi spiace, maresciallo, provate a fermarlo. Va bene, non ti preoccupare, colonnese. Tanto qua avevamo quasi finito. Tu, Pietro, la prossima volta ti fai annunciare. Avanti. Maresciallo, sono stato a Forte Campone. Sono entrato in una di quelle celle e ho visto bossoli, mozziconi di sigarette, impronte di scarpe. E allora? Come allora? Vuol dire che lì l'altra sera c'è stato qualcuno. Sì, l'altra notte, chissà quante altre notti. Là ci vanno sempre i cacciatori, no? Facciamo un sopralluogo, maresciallo. Oh, campagna! Guarda che fino a propria contraria qua le indagini le conduco io, è chiaro? Comandi, maresciallo, non volevo solo... No, va bene, io lo capisco il tuo stato d'animo, ma qua non stiamo giocando, stiamo lavorando. Il medico legale è venuto a portare la sua relazione. Anzi, guarda che tua sorella Graziella era intatta. Come sua mamma l'aveva fatta, voglio dire... Nessuna violenza. Questo esclude Giacobbe? No, non necessariamente, no. Lei potrebbe essersi rifiutata al Giacobbe e lui l'ha uccisa. Reazione esasperata. Ne ho viste tante io nella mia vita, non mi stupisce più niente. Comunque, maresciallo, ho scoperto che quelli che hanno preso Graziella sono saliti per una stradina che sta vicino alla fermata. Ma tu che dici, lo sterrato? Lo sterrato. Ma no, ma non è possibile, da là non ci sale una macchina, soprattutto quando piove, è troppo ripido. Ma se sono saliti da lì, non li ha visti nessuno, se no dovevano attraversare il paese. No, e ti spiego io perché. O era una persona sola, e allora era il Giacobbe, perché se no Graziella non c'inchianava sopra macchina, no, non si fidava. Oppure erano più persone. Allora, una macchina con almeno 3 persone non ce la fa a salire per quella stradina. Avanti. Pietro, ma che fai? Pietro, che stai facendo? Forza, sbrigati, vieni qua! Sbrigati! Ma sei impazzito? Ma mi spieghi che cazzo stiamo facendo? Non ti preoccupare. Vai. Forza, Pasquale, forza! Ma che fa? Non stare muto, forza, sbrigati! Pietro... Lo sapevo, Pasquale. Lo sapevo che ce la facevamo. Con tutto il carico dei mattoni, io lo sapevo. Ma che dici, Pier? Che cazzo dici? Dico che sono saliti per questa cazzo di strada, Pasquale. Ma saliti chi? Quelli che hanno preso Graziella. Il maresciallo diceva che era impossibile, che era troppo ripida. Ma se ce l'abbiamo fatta noi con questa cazzo di macchina piena di mattoni, vuol dire che ci potevano salire anche 3 o 4 cristiani, no? E dovevano essere persone che Graziella conosceva bene, perché sennò lei non ci saliva. L'hanno caricata a forza. No, Pasquale, davanti a tutto il paese non è possibile, è salita lei. Pietro, ma che cambia? Come che cambia? Sei gente di qua, il cerchio si restringe, Pasquale. Gente che conosceva questa strada, gente del paese. I morti non tornano, Pietro. Ma che vuol dire, che non dobbiamo cercare la verità, eh? Andiamocene a casa. Tu te ne vai a casa. Io t'ho capito a te! Tu solo così riesci a sopportare il dolore.